e benvenuti veramente a ciascuno. È un sacrificio essere qua in una giornata calda come questa, per cui assume ancora più valore la presenza di ognuno in questa sala. Io sento che quello che vedo, una sala piena in una giornata estiva, rappresenta plasticamente, concretamente, la rivoluzione che il Movimento 5 Stelle sta da oltre un anno attuando all'interno delle istituzioni, e cioè riannodando i fili tra i cittadini e la politica, sta restituendo la politica ai cittadini. Il fatto che stasera sia qui con noi Luigi Di Maio, che è un figlio di questa città, ma è il vicepresidente della Camera, che è una delle più alte cariche istituzionali dello Stato, e che questo sia per noi un fatto normale, lui è qui tra noi senza scorta come un cittadino tra i cittadini a raccontare quello che il Movimento 5 Stelle sta facendo in Parlamento, e che questo sia per noi un fatto normale, così come dovrebbe essere normale, è il segno che questa rivoluzione noi la stiamo già realizzando, che qualcosa di grosso è cambiato e che soprattutto noi stiamo cercando di rimettere, di riportare gli eletti e gli elettori nel giusto rapporto tra di loro. Gli eletti non sono altro che dipendenti di noi cittadini. Noi cittadini siamo i datori di lavoro degli eletti, e quindi è giusto che ogni eletto venga a rendicontare il proprio operato all'interno delle istituzioni. Stasera non fa qui Luigi per il Movimento 5 Stelle, ma ciascuno di noi dovrebbe pretenderlo da ognuno dei nostri rappresentanti all'interno delle istituzioni. Questo è uno dei significati di questa serata. Un altro significato: noi viviamo nella società dell'informazione, almeno così ci dicono. Per quello che oggi si vede nello scenario, nel panorama politico italiano, io credo che possiamo dire che viviamo nella società degli annunci, degli slogan, per cui si annuncia quello che si vuole fare, quello che si farà, e nell'immaginario collettivo la gente pensa che questo sia già stato fatto, ma non è così. Si costruisce il nulla sugli annunci, sugli slogan. Stasera noi facciamo un'informazione dei fatti. Luigi vi racconterà non le cose che vogliamo, che vorremmo fare, ma le cose che abbiamo già fatto all'interno delle istituzioni, all'interno del Parlamento. E voi potete avere due atteggiamenti rispetto a questa informazione dei fatti. Potete semplicemente ascoltare quello che lui vi racconterà, o potete scegliere di ascoltare e andare a verificare ogni singola parola, perché tutto quello che lui vi racconterà è documentato e documentabile. Questo fa crescere il livello di consapevolezza e di coscienza politica delle persone. È una comunità di cittadini informata, è veramente consapevole, che assume una coscienza critica, diventa in grado di controllare l'operato dei propri eletti, diventa in grado di valutare se quello che stanno facendo è buono o non è buono, e se non è buono può ritirare la fiducia che gli è stata data. Solo una comunità di cittadini consapevoli può veramente costruire un futuro nuovo per questo paese, e stasera noi vogliamo mettere un piccolo tassello. Quindi vi lascio a Luigi Di Maio. Grazie prima di tutto di essere qui, e buonasera, ben arrivati. Scusate se non ci andate tutti qui dentro, ma non avevamo previsto un'affluenza così grande, e questo mi può fare solo piacere, perché stasera non faremo né comizi né grandissimi discorsi di massima, ma io vi farò fare un piccolo viaggio, di cui sono orgoglioso, nei risultati di questo gruppo parlamentare dopo un anno in Parlamento, dall'opposizione con 150 persone, di cui 100 alla Camera e 50 all'incirca al Senato, che rapportandosi con il proprio territorio, con i problemi di tutte le persone ogni giorno, cerca di risolvere qualche piccolo problema. Noi la serata di oggi, io non so come far partire le slide, visto che vanno adesso tanto di moda, le usiamo stasera, e cercherò con questa serata di dare un piccolo contributo ad un sistema che in questo paese è molto deviato, che è il sistema dell'informazione. Io non ce l'ho con qualcuno in particolare, io semplicemente penso che oggi anche il meccanismo di informazione, arriva un TG, arriva una TV e ti dice: hai 20 secondi per spiegarmi la legge elettorale, hai 20 secondi per spiegarmi il reddito di cittadinanza, abbassa tremendamente la capacità
la possibilità di poter trasmettere i temi di per sé. Un momento come questo serve a trasmettere dei temi. Io stasera non sono qui, come diceva Valeria, a dirvi quello che vorremmo fare. Quello che vorremmo fare ne possiamo parlare sempre. Io stasera vi dico quello che abbiamo fatto. Con un piccolo parametro, i numeri, 100 sono le proposte che sono già legge dello Stato del Movimento 5 Stelle approvate. È chiaro che quando io parlo di approvate, parlo di proposte della minoranza che diventano proposte di una maggioranza. Che cosa succede? Succede che si creano delle maggioranze trasversali intorno a dei problemi. Perché? Perché il punto fondamentale è che in questi anni c'è una generazione di cittadini che è sempre stata tagliata fuori da quelle che era la risoluzione dei problemi. Noi siamo quella generazione di cittadini trasversale all'età che è stata davanti ai TG per anni a vedere politici che ci parlavano di problemi che sembravano insormontabili, quando ognuno di voi e ognuno di noi aveva già la soluzione a portata di mano. Era semplice, era concreta, e la serata di stasera la chiamiamo normalità e concretezza proprio perché rappresenta da una parte un gruppo di cittadini normali che sono entrati in Parlamento senza che sapessero nulla di come funzionassero le cose lì, e dall'altro il rapporto con i cittadini. Ogni proposta approvata che io stasera di cui vi parlerò sono 20 proposte tra quelle là più significative nel rapporto cittadini eletti e poi qualche altro punto su cosa stanno facendo i nostri sindaci. Beh, ogni proposta deriva da un rapporto con uno di voi, soprattutto un rapporto con cittadini del nostro territorio, della provincia di Napoli, ma nello specifico della regione Campania, che poi sono stati interpretati da parlamentari, portati all'interno delle commissioni, da parlamentari che magari sono del Veneto, che magari sono dell'Emilia Romagna, che sono della Sicilia, perché poi nelle regioni ho scoperto che ormai i problemi sono tutti uguali, sembriamo avere delle problematiche maggiori di altre regioni, ma per intenderci, la terra dei fuochi ormai è in ogni regione. Noi abbiamo girato i verbali, abbiamo visto i verbali delle commissioni di inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Nelle commissioni di inchiesta sul ciclo dei rifiuti non c'è solo la Campania, ci sono quasi tutte le regioni d'Italia hanno una loro terra dei fuochi, e così via sulle delocalizzazioni, sul lavoro. Questo ci aiuta anche a fare squadra, ci aiuta a fare squadra intorno ai temi concreti e provare a portarli a casa. Allora, giusto per cominciare, quello che vedete qui è uno dei primi punti che abbiamo portato avanti. Ogni punto che io vi presento è un percorso. Noi in una commissione ci occupiamo di un percorso, nella commissione trasporti e lavori pubblici stiamo battendo sulla semplificazione. Ci sono presidenti del Consiglio, ministri che nell'ultimo anno e mezzo, al di là di quale fosse il governo, si sono battuti tanto, hanno parlato tanto di quella che doveva essere la semplificazione, quella che permette, che causa a voi, per esempio, il problema più grande che ogni certificato che dovete avere, sia come imprenditori che cittadini, devono passare dei mesi, delle settimane, e che permettono e che non permettono ad una normale impresa di andare avanti, non permettono ad una normale impresa di svilupparsi, di avere crescita economica. Beh, questa è una prima nostra proposta che veniva da un geometra della nostra terra, che poi è stata ripresa dai nostri parlamentari e che semplicemente dice una cosa molto chiara, introduce il concetto del silenzio assenso. Un'amministrazione, quando fai una domanda, quando la interpelli, quando chiedi una DIA, quando chiedi una qualsiasi certificazione, non devi aspettare che quella ti risponda e ti dica va bene. Se non ti risponde va bene, se ti risponde vuol dire che c'è qualche osservazione che non va bene. Così si abbassano le pratiche negli uffici comunali, si abbassa la mole delle pratiche negli uffici regionali, e quelli che devono avere delle osservazioni le hanno anche più in fretta. Questo è un primo punto, un punto che, come potete vedere, è stato portato avanti dai nostri parlamentari della Commissione Ambiente e che riguardano l'assenso all'inizio dei lavori per quanto riguarda la DIA, che poi cambia nome continuamente. Ma il punto è: noi ci stiamo occupando in questo momento di silenzio assenso alla pubblica amministrazione. È una rivoluzione, se non ti risponde le cose vanno bene. Questo permette di lavorare con molta più velocità, e questo è un emendamento approvato a maggioranza nonostante l'avesse proposto la minoranza. Per andare avanti,
Questo è un punto di cui siamo particolarmente orgogliosi, anche perché l'ha portato avanti un nostro conterraneo che si chiama Roberto Fico, presidente della commissione di vigilanza Rai. Roberto è uno di quelli che da quando è stato eletto passa il tempo in commissione di vigilanza Rai a trovare prima di tutto tutti gli sprechi, ma soprattutto a monitorare i tempi di ascolto, la par condicio. Veramente fa un lavoro che poi ho scoperto che è così per il vero, chi vuole fare veramente politica passa il tempo a studiare, a leggere le carte, a provare a bloccare quelli che possono essere i vari sprechi. Beh, Roberto Fico è quello che si è accorto che la Rai stava per donare, attraverso un contratto di acquisto di diritti televisivi, 250.000 euro al forum, al meeting di Comunione e Liberazione. Ora, io non so quanti di voi lo conoscano, io mi sono sempre chiesto cosa fosse Comunione e Liberazione perché sono particolarmente piccolo. Chi è un po' più grande sa bene qual è stata l'importanza ed è l'importanza di Comunione e Liberazione all'interno del panorama politico italiano, ma mi sono sempre chiesto perché ogni anno nei TG fanno vedere questo meeting di Comunione e Liberazione dove vanno il Presidente del Consiglio, vanno tutti i politici a sfilare. Non ce lo siamo sempre chiesti, poi col tempo abbiamo scoperto che Comunione e Liberazione era nelle grandi opere della Lombardia e così via. Però quel meeting che vediamo in televisione ogni anno doveva essere finanziato dalla RAI acquistando i diritti. Non so se è chiaro, con i soldi del vostro canone volevano comprare i diritti della RAI, i diritti del forum, per fare che cosa? Per sovvenzionarlo. Evidentemente sto meeting è alla canna del gas e in questo momento si dovevano inventare qualcosa per riuscire a foraggiarlo. Certo, 250.000 euro per dei diritti TV, forse la RAI li spende per i mondiali, per una partita di mondiale, non so quali siano i canoni, però sicuramente per il forum di Comunione e Liberazione 250.000 euro ce li teniamo volentieri all'interno della nostra azienda pubblica. Magari cominciamo a tagliare un po' di costi sul canone, cosa che anche coloro che hanno sbandierato le razionalizzazioni nella RAI non hanno fatto. Hanno preso i soldi dal canone e li hanno messi da un'altra parte, svendendo una parte dei tralicci della RAI. Oggi ci dovete scusare, ma grazie a Roberto Fico probabilmente i vostri soldi non andranno a Comunione e Liberazione e soprattutto forse non vedrete più il forum in TV, io questo non lo so. Se vi dispiace, scusateci, però per me Roberto Fico ha fatto un lavoro incredibile perché ha trovato una falla. Ci ha trovato tra le carte questa cosa, è bastata una semplice interrogazione al presidente della RAI per avere una risposta: la sovvenzione non è più prevista. Da quando la stavano stanziando è bastato che un carteggio ci fosse dal presidente della commissione di vigilanza RAI e la dirigenza della RAI per riuscire ad ottenere un risultato del genere. Questo si riallaccia a quel concetto di normalità di cui parlavo all'inizio. La normalità sta nel fatto che una persona semplice come voi, una qualsiasi anche madre di famiglia o padre di famiglia, la prima cosa che fa quando arriva a controllo di un ente pubblico o in un ente pubblico, la prima cosa che fa è andare a vedere i bilanci, come li gestisce per la propria famiglia, vede le entrate e le uscite. E se c'è un'azienda in crisi, la prima cosa che fai è andare a vedere quali sono gli sprechi. E se tu scopri che un'azienda pubblica che è già piena di debiti e ha dei problemi spende 250.000 euro per comprare i diritti di un evento che, con tutto il rispetto, non vale tutti questi soldi, anche perché puoi benissimo andartelo a riprendere senza comprarne i diritti esclusivi, beh, questa cosa sicuramente un qualsiasi padre o una qualsiasi madre di famiglia l'avrebbe tagliata. Noi l'abbiamo fatto, peccato che i predecessori e tutti i commissari della Commissione di Vigilanza RAI non se ne fossero accorti, perché probabilmente se se ne fossero accorti prima questo merito non ce lo prendevamo neanche noi. Quindi questo per dire sempre che ci troviamo ad avere a che fare con delle cose assurde, ma la chiave è la normalità e la concretezza viene dopo, perché se non hai le mani legate e se non sei legato a nessun interesse, per esempio in questo caso con CL, non hai nessun problema a dire togliete questo spreco di mezzo e restituiamo un po' di soldi alla RAI e ai cittadini italiani. Per andare avanti, il reato di frode informatica, io questo l'ho messo nei 20 punti perché è una cosa importante.
Il Movimento 5 Stelle viene sempre tacciato di voler utilizzare la rete in maniera anarchica, in maniera incontrollata. Noi siamo quelli che hanno presentato una proposta per l'inasprimento delle pene per i reati di frode informatica, che prima erano molto più basse. In questo momento vige una legge dello Stato che prevede una sanzione maggiore per chi, per esempio, attua un furto d'identità o attua addirittura una truffa a livello informatico. Perché? Perché il futuro è sicuramente il mercato informatico. Oggi purtroppo la rete, o per fortuna, la rete sta eliminando gran parte degli intermediari, uno alla volta. Anche purtroppo i rappresentanti commerciali, quella funzione si sta evolvendo, aprono dei siti internet, perché sanno bene che oggi il commerciante intercetta il prodotto direttamente attraverso un portale. La politica si sta evolvendo, perché l'intermediazione della politica sta diventando meno indispensabile. Perché? Perché le informazioni si muovono su internet e anche le decisioni si possono prendere su internet. Noi abbiamo fatto una legge elettorale, di cui alla fine parleremo, cioè di quello che sta succedendo in questi giorni. Tra l'altro io oggi ho rischiato anche purtroppo di non venire qui, perché poteva esserci l'incontro, il secondo incontro sulla legge elettorale, però sono contento di essere qui e che sia stato fissato per lunedì. Beh, noi abbiamo fatto una legge elettorale con 30.000 cittadini per votazione, che hanno partecipato, assistiti da docenti universitari, a creare una legge elettorale che noi oggi stiamo portando ad un tavolo di confronto politico in streaming, e state vedendo tutto il percorso, la vostra legge come l'avete fatta, perché sicuramente molti di voi hanno partecipato a questa legge, come ci stiamo confrontando per contrattare l'entrata di quei punti nell'ordinamento giuridico, nelle leggi dello Stato, e dopo il risultato del confronto la ratificherete di nuovo voi. Attraverso cosa? Un portale del Movimento 5 Stelle, che è movimento5stelle.it, perfettibile, mancano ancora molte certificazioni, però alla base cosa c'è? Alla base c'è la volontà di cambiare, di modificare il modo di fare politica, cioè che i cittadini possano decidere direttamente da casa, decidere direttamente voi quali possono essere le priorità per questo paese. Ed è per questo che è anacronistica una legge elettorale senza preferenze in questo momento. È totalmente anacronistica, perché ha prodotto la classe politica degli ultimi 10 anni che hanno ridotto questo paese in queste condizioni. Io non dico che le preferenze sono la panacea di tutti i mali, che risolveranno tutti i problemi, ma le liste bloccate abbiamo visto cosa hanno prodotto in questi anni: una classe politica instabile dal punto di vista della legislatura e inconcludente dal punto di vista di quelli che erano i risultati fondamentali per il popolo italiano. Tant'è vero che le decisioni più importanti alla fine le ha prese la Corte Costituzionale, le hanno prese i giudici. La politica si è sempre trovata in mezzo, in quella sua non decisione classica, che è solita di quella parte di politica di questo paese che vuole tenersi la poltrona il più possibile mantenendo lo status quo. Quindi il reato di frode informatica è stato inasprito da noi, e questa è una cosa importantissima per noi, perché rappresenta l'idea di rete che vogliamo. La rete è uno strumento enorme se usato correttamente. Se non lo usi correttamente, incorri in sanzione, incorri in reato e ne paghi le pene. Noi non siamo per l'utilizzo anarchico della rete, e soprattutto abbiamo sempre messo a disposizione delle forze dell'ordine e dei diretti interessati i dati che servono per querelare una persona o per denunciarla. Andiamo avanti, queste erano le prime cose. La scuola, ci sono diversi punti sulla scuola all'interno di questa presentazione. Le borse di studio sono un tema, tutte le borse di studio e le occasioni per uno studente. Noi stiamo seguendo un percorso che è prima di tutto cercare di capire le famiglie se sanno tutte le opportunità che ci sono per gli studenti quando si trovano ad iscriversi ad una scuola o a passare in un'altra scuola, e abbiamo dei risultati tremendi. Molto spesso ci sono famiglie che non sanno neanche che potevano accedere a determinate opportunità per i propri ragazzi, per i propri figli. Allora abbiamo creato una cosa molto semplice. Oggi le scuole devono essere in grado, quando una persona si iscrive, di informarle su tutte le opportunità, borse di studio, studi viaggi, opportunità all'estero. E oggi questa è una legge dello Stato e permette a tutte le famiglie di ricevere direttamente a casa o via email, principalmente via email, quelle che sono le opportunità per un ragazzo che si iscrive a scuola. Che cosa significa?
che cominciamo finalmente ad erogare tutta quella mole di finanziamenti europei e tutta quella mole di finanziamenti pubblici che arrivano alle famiglie non in maniera clientelare, ma in maniera pubblica, con procedure di evidenza pubblica. Noi all'interno della Commissione Istruzione abbiamo trovato di tutto in questi mesi, di tutto. Abbiamo trovato 10.000 graduatorie, 10.000 categorie di persone che sono messe nella scuola con tanti tipi di graduatorie differenti e tanti titoli differenti. Perché si è creato questo? Perché negli anni non c'è stata trasparenza, non c'è stato un ascolto da parte della classe politica, e quello che abbiamo prodotto è la scuola di oggi, che è una giungla. Quando vuoi salvare una categoria o la vuoi aiutare, ce n'è un'altra che stai danneggiando, ce n'è un'altra che è precaria, poi ci sono i sottoprecari dei precari. Oggi all'interno, credo, del nostro sistema di istruzione come dello Stato, l'unica cosa di cui hanno bisogno i cittadini per utilizzarla bene sono le informazioni, altrimenti non si va da nessuna parte. Quindi partiamo dalle opportunità per le famiglie che sono più disagiate, partiamo dalle opportunità per i ragazzi particolarmente meritevoli. Questo è un punto imprescindibile. I libri digitali. Questo è un altro successo, e tutto quello di cui vi sto parlando sono leggi dello Stato. Oggi, dall'anno scolastico prossimo, quindi da settembre, le scuole non saranno più tenute a dover adottare, i docenti non saranno più tenuti a dover adottare i libri di testo che gravano per spesa annua su una famiglia che ha un figlio 500 euro. Dall'anno prossimo in ogni scuola, in ogni classe c'è la facoltà di aderire al progetto del Ministero dell'Istruzione che abbiamo lanciato con questo emendamento dei libri digitali. Cosa significa? Che una classe, prima di iniziare l'anno in consiglio di classe, appena eletto, si pianifica cosa ci deve stare nel libro e lo si compone attraverso un progetto che mette in rete tutte le scuole d'Italia. Alla fine della sperimentazione, che dura un tot di giorni, il libro viene caricato sul sito del Ministero e ogni classe e ogni scuola lo può scaricare e sostituirlo definitivamente con i libri di testo che appesantiscono le cartelle e soprattutto sono semplicemente gli aggiornamenti ogni anno. Io ricordo bene che cosa è successo, cioè io mi ricordo bene a scuola, no? Da un anno ad un altro dovevamo cambiare l'edizione del libro in cui cambiava qualche riga e alla fine facevamo soltanto business per le case editrici. Le case editrici non muoiono, si convertono nel cominciare a lanciarsi in quest'altro fronte. Se una scuola autocompone i propri libri di testo e lo può fare in pochi mesi, lo può fare in un mese, beh, quella scuola si servirà di una casa editrice, se vuole, per migliorare il prodotto. Ma questo non significa più che dobbiamo essere legati a tante edizioni allo stesso libro, a 7 libri perché ci sono 7 materie. Questo risultato l'ha ottenuto il nostro conterraneo, il capogruppo della Commissione Istruzione alla Camera dei Deputati, che è Luigi Gallo, che era un docente in un istituto tecnico che noi abbiamo eletto, è entrato nella Commissione Istruzione e ricordava benissimo quali erano i problemi con i propri studenti e quali erano i problemi che vivevano all'interno della scuola. È tutto? No, non è tutto, ma queste sono piccole cose concrete che vengono dal rapporto con voi cittadini, sentendo i problemi ogni giorno e trasformandoli in atti parlamentari che oggi sono leggi dello Stato. C'è un sito apposito sul Ministero dell'Istruzione che potete visitare e vi invito ad invogliare i docenti dei vostri figli o i vostri docenti a aderire a questa iniziativa per far risparmiare prima di tutto soldi ai cittadini italiani. In questi emendamenti approvati, in queste leggi dello Stato, in queste che oggi sono leggi dello Stato, ci sono due temi fondamentali: lavoro e soldi per i cittadini. Dove c'è, in alcuni ci sono lavoro e soldi, in altri c'è risparmio per i cittadini italiani, perché abbiamo solo convertito un modello. Ce lo siamo inventati? No, l'abbiamo copiato. Noi l'abbiamo copiato spudoratamente da paesi che stanno avanti 20 anni e che io ho incontrato i loro ambasciatori durante tutto questo anno, Canada, Stati Uniti, Inghilterra, Germania, e mi dicevano tutti: ma voi veramente siete un movimento che fa queste cose e prende voti perché fa queste cose? Noi queste cose le abbiamo fatte 20 anni fa e oggi, grazie ad un nuovo sistema di Stato tecnologizzato, importiamo i vostri ingegneri che voi ci formate con le vostre università e poi ce li date gratis nei nostri paesi, e siete degli scellerati perché avete, dal punto di vista energetico, le migliori occasioni, perché siete il paese europeo con più alta esposizione da rinnovabili, e dal punto di vista tecnologico siete il paese che ha gli ingegneri migliori d'Europa, però ve li fate fregare perché non create i mercati. Cominciamo da questo caso qui.
Allora, questo è un tema sul quale io sono stato criticato tantissimo, perché c'è stato un inizio governo quando si provò a mettere su eBay le auto blu. Voi lo ricorderete, ci fu una grandissima celebrazione. Io ero anche contento che si potessero vendere. Feci due osservazioni allora. Prima di tutto, chi le comprava? E quindi servivano dei compratori certificati, perché altrimenti ci saremmo ritrovati, per esempio, che un'auto blindata o un'auto per auto di servizio se la poteva comprare un'organizzazione, un esponente di un'organizzazione criminale. Due, se io ho comprato un'automobile a 20.000, 40.000 euro e la sto vendendo a 700, 800 euro, come è successo per l'auto, per la Lancia Libra dell'ex ministro Orlando, io non sto facendo un guadagno per lo Stato. Qual è la soluzione per le auto blu? Dismetti quelle che ovviamente non riesci più ad utilizzare, ma soprattutto quelle che sono ancora in buone condizioni devono rimanere allo Stato, ma le togli ai politici e le dai alle forze dell'ordine che non hanno più automobili, e non disdici neanche i contratti di convenzione per le riparazioni, perché poi le forze dell'ordine gli dai delle auto ma non gli puoi far fare le riparazioni. In questo modo tu hai comprato un'auto, ci hai pagato dei soldi come contribuente, ci cambi la destinazione e dai una mano ad un'altra parte di Stato che ne ha più bisogno. Quando ho proposto questa cosa, quando dissi guardate che non le riuscite a vendere, mi dissero che io ero un qualunquista e così via. Poi alla fine il risultato è che su circa 250 auto blu se ne sono vendute 25, di cui una a 700 euro, che era una Lancia Libra che aveva un valore molto più alto iniziale ed era, abbiamo visto le schede tecniche, non in pessime condizioni. Secondo, nel decreto di ottobre il Movimento 5 Stelle ha fatto passare una norma che abbassa del 60%, cioè riduce del 40% rispetto alla spesa annuale precedente, l'acquisto di auto blu. Se fosse per noi le avremmo ridotte totalmente, però le auto di servizio della pubblica amministrazione per noi non devono essere acquistate, ma sapete bene che per raggiungere un punto di confronto utilizzammo questo dato, che sicuramente fu un punto di caduta tra le forze politiche, non lo potevamo approvare da solo, e comunque ha ridotto del 40% le acquisti di auto blu della pubblica amministrazione e nello stesso emendamento del 60% le consulenze, quello strumento nella pubblica amministrazione in mano alla politica che ha permesso soprattutto sui nostri territori clientele politiche per decine di anni, dando soldi a professionisti che collaboravano con la pubblica amministrazione e che nella maggioranza dei casi, non tutti, ma nella maggioranza dei casi se la potevano anche risparmiare, visti poi le inchieste che sono nate, o anche vedendo i bilanci scopri che quelle consulenze erano per esempio per la festa, quella sagra o per quell'altra sagra. Quindi una riduzione forte di auto blu e consulenze sempre in più all'interno del nostro Stato. A noi abbiamo iniziato da questa cifra 60%, 40% rispetto all'anno scorso, e poi speriamo il prima possibile di azzerarla del tutto. E quella in alto a destra è la mia interrogazione che ho presentato qualche settimana fa, che chiede alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non serve una legge, di dismettere le auto blu in dotazione ai ministeri eccedenti che non si sono vendute su eBay, perché di 250 se ne sono vendute circa 30-25, e darle alle forze dell'ordine. Abbiamo iniziato un percorso anche in commissione su questo punto e speriamo, grazie anche alla collaborazione con i sindacati delle forze dell'ordine, di riuscire ad ottenere questo risultato e dare un po' di respiro ai carabinieri e alla Polizia di Stato. Forze dell'ordine ancora, a dicembre dell'anno scorso sempre, o a gennaio, abbiamo sbloccato dei fondi per 1.000 assunzioni alla Polizia di Stato e 1.000 nell'Arma dei Carabinieri, 600 nella Guardia di Finanza, per la stabilizzazione, per aumentare la dotazione delle forze dell'ordine. Il nostro emendamento prendeva i soldi semplicemente da un fondo abbandonato che non era stato utilizzato e che non si capiva perché, in realtà si capisce perché, negli ultimi 10 anni era stato fermo, e con il nostro emendamento lo abbiamo presentato
lo abbiamo sbloccato, abbiamo fatto un consolidamento di bilancio, abbiamo dato quei soldi alle forze dell'ordine, che permette, al ministero competente che gestisce i tre corpi delle forze dell'ordine, e che permetterà maggiori assunzioni. Che cosa significa? Significa maggiore sicurezza. Certo, voi mi direte sempre come si gestiscono le forze dell'ordine, perché è chiaro, molto spesso li si utilizzano il loro malgrado per degli spot. Abbiamo visto che dovevano calare su questa regione non so quanti militari per la Terra dei Fuochi, per il famoso decreto che ha permesso niente poco di meno che in 6 mesi l'arresto di 7 persone per incendio di rifiuti, per quello che sappiamo noi, e invece di decine di contadini che devono bruciare le sterpaglie, quel decreto che hanno fatto, a cui noi ci rifiutammo di votare, vengono bloccati, addirittura denunciati perché bruciano le sterpaglie, e noi glielo dicemmo a suo tempo di mettere un correttivo nella norma. Oggi i contadini, per effetto del decreto della Terra dei Fuochi, vengono inseguiti dalla legge, e dall'altra parte ci sono i restofanti che bruciano indisturbati in questa terra i rifiuti, che vengono totalmente ignorati, perché la soluzione qui non è l'esercito, la soluzione è dare risorse alle forze dell'ordine che indagano, risorse alle forze dell'ordine che hanno anche compiti di polizia giudiziaria. L'esercito è stato utilizzato come deterrente, ma una cameretta ferma in delle campagne buie, sicuramente, con tutto il rispetto per i militari, non ha prodotto nulla da questo punto di vista. Poi dopo lo affronteremo. Quindi una particolare sensibilità, 170 milioni di euro, non sono tantissimi dal punto di vista di macroeconomia, ovviamente, per alcuni sarebbero una lotteria, ma furono un'occasione a suo tempo per ascoltare le forze dell'ordine. Noi ascoltammo i rappresentanti delle forze dell'ordine e ci dissero: guardate, ci sono questi fondi accantonati lì, se voi ce li date sblocchiamo qualche unità in più, e soprattutto sono concorsi per l'accesso di altre persone al mondo del lavoro, anche se è un lavoro molto delicato. Per andare avanti velocemente, eccolo qui, questo è un altro risultato che hanno ottenuto Luigi Gallo e Giuseppe Brescia. La condizione delle nostre scuole la conosciamo bene, soprattutto nel sud Italia. Io sono stato uno di quei rappresentanti degli studenti che a suo tempo si è battuto per il nuovo istituto del liceo Embriani, che fu ottenuto anche in tempi abbastanza celeri. Qual è il punto? Il 5 per 1000, l'obiettivo di destinarlo all'edilizia scolastica, se ne parlava da anni. Abbiamo calcolato che porterà 400 milioni di euro in un anno solo per il 2014, grazie alla contribuzione volontaria vostra in fase di dichiarazione dei redditi del 5 per 1000 all'edilizia scolastica. Alimenta un fondo che ristruttura le scuole. Perché non l'hanno fatto prima? Ovviamente lì sembra sempre che scendano dalle nuvole quando gli dici una cosa del genere. La verità è che in questi anni, in questo paese, ci crediate o no, si è sempre remato nella direzione opposta: scuola privata, sanità privata, tutto quello che si poteva privatizzare serviva, tutto quello che era pubblico lo si doveva boicottare per aiutare quello che era privato. Ed una norma come questa, che permette a voi di mettere una crocetta sulla vostra dichiarazione e trasferire una parte delle vostre tasse volontariamente ad un fondo che ristruttura le scuole, beh, questa è una norma che addirittura, quando l'abbiamo approvata, e questo è ottobre 2013, dopo averla approvata, il ministro allora dell'istruzione Carrozza andò da Fabio Fazio a parlare di scuola, e Fabio Fazio gli chiese: c'è un disegno di legge sull'8 per 1000 all'edilizia scolastica, lei è d'accordo? Sì, io potrei essere d'accordo e lo voterei. Era stata votata 2 mesi prima, grazie al Movimento 5 Stelle. Questo poi fu il paradosso dell'attenzione che c'è verso la scuola e verso l'edilizia scolastica. Di confronto ci sono tanti altri problemi nella scuola che non sono legati alle infrastrutture, lo sappiamo. Però se noi oggi vogliamo avere un'attenzione alla crescita di questo paese, parti dalla cultura. Andate a vedere i paesi che oggi sono più felici al mondo, uno di questi ci ha battuto ai mondiali, che è il Costa Rica, vedrete che non ha un euro di investimento nella spesa militare e investe gran parte delle risorse utili dell'amministrazione pubblica in ospedali, quindi sanità, e in scuola. E questo permette una crescita culturale e una crescita anche di felicità. Perché se c'è più cultura, se c'è più spirito critico tra le persone, c'è anche più felicità. Questo è dimostrato in tutti i posti del mondo dove potete andare a vedere.
Questi sono i nostri contributi che portammo al decreto Terra dei Fuochi. Ora quel decreto va aggiornato, lo sanno tutti, perché non ha prodotto risultati, poi si sono bloccati perché la De Girolamo si dimise per lo scandalo ASL di Benevento, quindi poi oltre alla norma debole ci fu un ministro che da quel punto di vista noi dichiarammo indecente per quello che aveva, tant'è vero che si è dimessa lei poi, non è che ci è voluta neanche la mozione di sfiducia, e quello ha bloccato ancora di più l'iter. Però allora noi ci tenemmo a fare un emendamento che fu approvato, che dice una cosa molto semplice: d'ora in poi tutte le analisi che fate sulla nostra terra le dovete rendere pubbliche. Non esiste più che l'ARPAC fa le analisi e poi le segreta, le classifica, e non permette a noi cittadini di sapere cosa c'è qui sotto e perché stiamo morendo di tumore. Io voglio sapere. Io spero sempre per questa terra che sono degli allarmismi. Io non lo so se è vero, però lo voglio sapere. Io voglio sapere quali sono i dati scientifici. Voglio scoprire che è stato tutto un allarmismo, e così poter dare di nuovo aria ai nostri agricoltori, poter dare respiro alle persone che vivono su questa terra terrorizzate, che ogni giorno si ritrovano un parente in famiglia con un tumore. Ma il più grande crimine che hanno compiuto le forze politiche di questa regione, di questo paese, in questi anni, è stato tenerci all'oscuro della verità. E quando noi abbiamo analizzato il decreto Terra dei Fuochi, un principio che abbiamo portato avanti è stato questo: pubblicità di quelli che sono i dati analizzati. 300 milioni di euro per la manutenzione dei mezzi pubblici. Allora, noi siamo la provincia della Circumvesuviana, ma siamo anche la provincia dell'EAB. So che qui ci sono anche, mi pare, dei dipendenti dell'EAB, ora non li vedo, ma sono qui. Io ho girato tantissimo, noi ci troviamo in delle situazioni paradossali. Ci sono delle aziende che in questi mesi e in questi anni si sono create con i fondi europei, le hanno fatte fallire, e adesso stiamo mettendo all'asta dei mezzi nuovissimi che sono stati comprati con i nostri fondi europei. Quando si parla di fondi europei si parla di tutto, fondi che poi vengono deviati dal Ministero dello Sviluppo Economico, assurdità di per sé che hanno prodotto altre assurdità, perché era il sistema con cui si erogavano che era folle. Comunque oggi ci troviamo nella situazione in cui ci troviamo, abbiamo la Circumvesuviana bloccata, abbiamo una serie di navette pubbliche che non si utilizzano perché non si sa neanche quali sono gli orari, e il problema principale, se andate nei loro depositi, è che trovate il 60% dei mezzi cannibalizzati. Cosa significa? Che smontano da quelli là buoni per crearne alcuni, per riparare quelli buoni. Quindi in questi anni abbiamo comprato mezzi, io sono stato all'Airbus, quelle sono delle foto, in cui ci sono dei mezzi nuovi che i meccanici hanno smantellato per montare i pezzi buoni su altri mezzi. Alla fine, facendo così, si riduce sempre di più il numero di mezzi buoni e quelli inutilizzati aumentano. 300 milioni di euro di fondi pubblici ottenuti con un nostro emendamento abbastanza anche ampio. Quello è un emendamento, non è nient'altro che una proposta che dice quello che pensate tutti quanti voi. Se noi pensiamo che ci deve essere un fondo che aiuta, che permette la manutenzione dei fondi pubblici, si scrive in una legge che l'articolo tot del comma, il comma tot dell'articolo tot sostituisce questa parola e ci mette: si istituisce un fondo di 300 milioni di euro per la manutenzione dei fondi pubblici. Le leggi sono una cosa molto semplice. Io passo il tempo nei weekend, quando c'è scuola, a spiegarlo nelle scuole, questo, il meccanismo di formazione di una legge, perché non è niente di complicato, è semplicemente un testo nel quale si dice quello che vuoi che si faccia con i soldi pubblici o con le risorse pubbliche. E questo è un altro emendamento già legge dello Stato del Movimento 5 Stelle. Salvaguardia delle coltivazioni italiane degli agrumeti è un percorso che stiamo facendo in Commissione Agricoltura. Io voglio sapere come si spendono i fondi europei per l'agricoltura e soprattutto dove vanno a finire. Noi abbiamo scoperto in questi mesi che c'erano state tantissime frodi, sentendo i contadini che lo denunciavano, tantissime frodi di agrumeti che dovevano essere salvaguardati dai fondi europei, dai fondi, dalle varie progettazioni di questi anni. Abbiamo scoperto le frodi nel mondo dei mezzi di trasporto. Tutte queste frodi come si evitano? Prima di tutto
prevedendo delle sanzioni grosse, come per la corruzione. Se in Italia il corrotto si fa i suoi conti e dice: io mi intasco una bustarella di 10 milioni di euro, di 10.000 euro, e al massimo rischio un anno e mezzo, che poi non vado neanche in galera, la corruzione dal suo punto di vista conviene, è logico. Se aumenti le pene e cominci a minacciare, buttarlo in galera e togliere e buttare anche e metterlo in galera e buttare la chiave, devi vedere come quello si fa due conti e vedi che non gli conviene più. E questa è la stessa cosa per i fondi europei. Noi abbiamo individuato diverse sanzioni che sono nel testo e che prevedono una maggiore salvaguardia. Ora, per andare verso la conclusione, questo è un tema importante. Io all'inizio ho parlato di normalità e concretezza. Che cosa significa? Noi abbiamo in Senato un senatore che si chiama Giovanni Endrizzi, faceva l'impiegato dell'ASL, oggi in aspettativa perché fa il senatore del Movimento 5 Stelle, che è una persona che si è sempre occupata nella sua ASL di gioco d'azzardo, di quella che era la prevenzione delle varie patologie che si sono create. È stato lui a settembre a scoprire in un decreto che il governo voleva punire, penalizzare, ridurre i soldi che il governo centrale dà ai comuni per quei comuni che lottano contro la proliferazione del gioco d'azzardo sul loro territorio. Sembra una barzelletta, ma è così. Quello è l'emendamento e sotto trovate scritto soppresso, perché poi Endrizzi Giovanni si alza in Senato una sera che stavamo discutendo questo decreto e disse: guardate, se voi volete far passare questa norma vi fate le notti qua dentro, perché noi da qui non ce ne andiamo, perché è proprio il contrario, devi premiare i comuni. Ma è la cosa più banale, io sto dicendo una banalità che è enorme: tu devi premiare i comuni che evitano il proliferare del gioco d'azzardo sul loro territorio, perché il gioco d'azzardo, per come è entrato nel meccanismo del mercato, sta distruggendo centinaia di migliaia di famiglie italiane. Ci sono persone che più sono disperate più si attaccano a questo fenomeno e si stanno distruggendo non solo la loro vita ma quella dei loro familiari, quindi li devi aiutare. Quantomeno siamo riusciti ad impedire che questa norma entrasse in vigore. E dobbiamo fare anche questo, vi sembra una cosa che ci vuole una scienza per riuscire a farlo? No, se tu leggi una cosa del genere la prima cosa che pensi è dirci: ferma tutto, questa cosa non deve passare. Servono persone normali, purtroppo in un paese anormale come il nostro, se porti delle persone normali là dentro inizi a fare una rivoluzione. Sembra una cosa assurda. Allora, questa è il nostro fiore all'occhiello. Salvo Micillo è un nostro parlamentare della provincia di Napoli, di Giugliano in Campania. Lo conosciamo e lo conoscevamo bene anche prima, è una di quelle persone che si è battuta negli anni per evitare che si continuasse a sversare discariche abusive, che si continuassero ad ammassare coballe a Taverna del Re, e adesso sono 300 campi da calcio ricoperti dai coballe, per darci l'idea di quanto è la distesa di Taverna del Re di coballe, che secondo la commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti non hanno niente di eco, tant'è vero che lì dentro sono state rinvenute carcasse di automobili, teste di cavallo che dovevano essere destinate all'incenerimento, ma così come sono non possono essere destinate a nessun incenerimento. Bene, Salvatore io lo conoscevo prima, ci siamo poi incontrati lì a Montecitorio, i primi giorni lui aveva già questa idea, lui sapeva bene che cosa è successo nella sua terra e nella nostra terra in questi anni, perché si è inquinato e si è sotterrato di tutto, perché Schiavone andò a dire alla commissione inchiesta del ciclo dei rifiuti: abbiamo sotterrato per anni rifiuti tossici nel nostro territorio. Perché lo si è fatto? Perché non c'erano pene adeguate, e lo sappiamo tutti. Vale, è come il meccanismo della corruzione: i clan negli anni si sono fatti i loro conti, si rischia una sanzione per divieto di sosta per i reati ambientali, per paragonarle all'importanza che hanno. Salvatore Micillo, vi devo dire la verità, ha fatto una cosa, si è occupato di questo dall'inizio, è andato in commissione giustizia nonostante fosse molto più legato ai temi ambientali, e mi disse: io devo ottenere una cosa, che d'ora in poi chi inquina deve rischiare almeno 20 anni di galera, soprattutto sul nostro territorio. Salvatore, io a Salvatore dissi: guarda che far approvare una proposta di legge dell'opposizione è una cosa difficilissima. L'ho incontrato dopo due mesi, l'aveva scritta, è quella che vedete lì, proposta di legge Micillo ed altri, l'ha portata avanti in commissione. Io dissi: Salvatore, non te la calendarizzeranno mai, ma perché era così, è così tuttora, cioè facciamo i salti mortali.
Lui mi disse: non ti preoccupare, io sto facendo da stalker al presidente di commissione, prima o poi io lo chiamo pure la sera, me la calendarizza. L'ho incontrato 2 mesi dopo e mi aveva detto che stava in discussione. A luglio dell'anno scorso, un anno fa, mi ha spiegato che l'avevano già approvata all'unanimità in commissione, era riuscito in un'impresa farla approvare a tutti quanti, perché al di là delle proposte di buonsenso c'è sempre la questione degli schieramenti. Io non voglio che tu fai una cosa buona perché politicamente non mi torna indietro a me. Comunque, circa 4 mesi fa Salvatore Micillo si alza in aula per fare la dichiarazione di voto sulla sua legge, che alla Camera viene approvata con 435 presenti, 390 votanti, maggioranza 196, hanno votato a favore 366 contro 43, e la proposta di legge Micillo è stata approvata adesso al Senato, ed è una legge semplicissima. E ricordo benissimo Salvatore cosa disse in dichiarazione di voto alla Camera: disse: io ci ho messo 6 mesi per fare quello che voi non avete fatto in 20 anni, e ci è voluto una persona che di Parlamento non conosceva niente e di leggi dello Stato non conosceva niente per approvare una norma che, se chiedete a qualsiasi cittadino italiano, vi dice che è d'accordo. Chi non può essere d'accordo sul fatto che chi compie un reato ambientale deve avere delle pene forse anche più grandi dei reati di mafia, perché i reati ambientali distruggono la vita di generazioni e generazioni. Un mafioso che spara uccide una persona, fa soffrire i suoi familiari. Qui ci saranno generazioni, forse i miei figli e i miei nipoti, che subiranno le conseguenze degli smaltimenti illeciti in questa terra. E a me sono venuti i brividi quando noi del Movimento 5 Stelle a giugno, ad agosto scorso, abbiamo chiesto la desecretazione dei verbali di Schiavone, questo pentito che per me resta un pentito, chiariamoci, non è un eroe e ha fatto la metà del suo dovere confessando quello che ha combinato su questa terra, ma quella persona venne nel 97 nella commissione inchiesta del ciclo dei rifiuti e venne a dirci dove aveva sotterrato i rifiuti in Campania lui e il suo clan. Dal 97, nel 2014, grazie al Movimento 5 Stelle sono stati desecretati quei verbali, e lì dentro c'era scritto di preciso i posti dove poi in questi anni, grazie ai processi, hanno trovato i rifiuti. Lo Stato è stato omertoso ed è dovuto venire un camorrista nel 2014 ad umiliarci dicendoci che era stato nel 97 nella commissione a dire alla politica dove aveva sotterrato i rifiuti. E mi sono andato a vedere quei componenti della commissione che le avevano ascoltato Schiavone, quante proposte di legge avevano fatto per inasprire i reati ambientali, neanche una. È arrivato Micillo 20 anni dopo, è arrivato 15-16 anni dopo per riuscire ad ottenere un risultato del genere. Questo non è uno stato normale, perché questa proposta di cui stiamo parlando è una cosa a cui hanno pensato tutti, quindi chi non l'ha fatta è doloso, chi non l'ha fatta è perché non l'ha voluta fare in questi anni, non perché non l'ha potuta fare o perché non ci aveva pensato. Io non posso credere che su 630 parlamentari, 300 deputati e 317 senatori, in 20 anni nessuno ci aveva pensato, nessuno l'ha voluta approvare, perché ce lo dobbiamo dire, e io me ne convinco sempre di più: su questo territorio la Camorra è solo il braccio armato di tutt'altri poteri politici e finanziari che hanno governato la nostra. Emiliano D'Arco, io in questa città ho visto sfilare tutti i politici di tutti i partiti davanti allo stabilimento industriale Gian Battista Vico, tutti che venivano a dire ai loro concittadini operai: non vi preoccupate, una soluzione la troviamo, non vi preoccupate, un modo lo troviamo per far decollare di nuovo lo stabilimento. Ogni anno, ogni 5 anni ciclicamente questa Fiat diceva di essere in crisi, e ogni 5 anni ci ritrovavamo un politico che, rincuorando gli operai, li faceva trovare dopo 5 anni con mobilità, dopo 2-3 anni con mobilità, cassa integrazione in deroga, licenziamenti, i precari che venivano mandati a casa. L'abbiamo visto in questi anni. Ma qual è la cosa che non si può perdonare alla Fiat in questa città? Non tanto il fatto di averci preso in giro, perché io quello non lo perdono alla politica che è stata connivente con la governanza aziendale. Io
Io non perdono ad una fabbrica come la Fiat il fatto che secondo la CGIA di Mestre ha preso 70 miliardi di euro di fondi pubblici. Non so neanche quante finanziarie sono 70 miliardi di euro. Li metti in un'azienda che quando le cose non vanno bene o quando non le conviene più prende e scappa. Grazie a noi, ad un deputato della Commissione Attività Produttive che si chiama Mattia Fantinati, è stato approvato un emendamento, quello che vedete, sono poche righe, che dice una cosa molto semplice. In Italia, dal 2013, tutte le aziende che prendono fondi dallo Stato e poi se ne vanno in Brasile, Argentina, Turchia e così via, devono restituire i soldi prima di andarsene. Vedi come non scappano più. Perché questi sono stati bravissimi a tenere in piedi i loro imperi economici utilizzando i fondi pubblici. Anche solo con la cassa integrazione che ha evitato l'emergenza sociale. E se tu eviti l'emergenza sociale non porti attenzione su un problema e loro possono agire indisturbati. Che cosa abbiamo visto in questi anni? Che le produzioni se ne sono andate in Serbia, se ne sono andate in Turchia, ma se ne sono andate anche tante aziende in Francia, se ne sono andate tante aziende in Germania. Quindi non è solo una questione di costo del lavoro, è anche una questione proprio di assistenza dello Stato, di quanto ti sta vicino. Però una cosa è chiara, noi siamo con gli imprenditori sempre, ma con gli imprenditori con l'onestà intellettuale, e se tu ti rinnovi i macchinari e poi li porti in Turchia, Istanbul, per noi non sei un imprenditore con l'onestà intellettuale e devi posare i soldi prima di andartene, perché sono dei cittadini italiani. Ah, giusto per dirvelo, visto che c'è un articolo di giornale lì, che è quello del Sole 24 Ore, che recitava: l'uovo di Colombo. Sulla prima pagina del suo giornale disse: dovevamo aspettare il Movimento 5 Stelle, il Sole 24 Ore di certo nel nostro giornale, che per far approvare una norma del genere. Io mi chiedo quanti posti di lavoro e quanta occupazione si poteva salvare se una norma del genere l'avessero fatta quegli scienziati dei bocconiani, di tutti quelli che in questi anni ci hanno detto di essere dei super uomini perché conoscevano tutti i gangli del nostro Stato, e poi alla fine si sono ritrovati a fare le norme più vergognose per colpire i deboli e non hanno fatto quelle per colpire i forti. Hanno permesso un vero e proprio smantellamento del nostro tessuto industriale, permettendo ad aziende di andare via con i soldi nostri e lasciando a casa decine di operai che, nella migliore delle ipotesi, operai, impiegati, dirigenti, nella migliore delle ipotesi sono giovani. Perché il grande problema che si sta trovando ad affrontare la politica in questo momento, opposizione o maggioranza, sono i cinquantenni e i sessantenni disoccupati. Perché quelli non si riescono a ricollocare nel mondo del mercato. Oggi un ragazzo, ahimè, almeno va all'estero, io ho l'età, potrei andare via, ma oggi un cinquantenne o un sessantenne, per riuscire a lavorare qui, come fa ad essere ricollocato nel mondo del mercato del lavoro? Questo è sicuramente un punto fondamentale. E un altro, questa è una delle tante cose che siamo riusciti a ottenere nella legge delega, c'è un problema: noi siamo il paese in Europa che ha più proprietà immobiliari, e questa è una cosa buona, però la tassazione sugli immobili è folle. Voi adesso speriamo di riuscire a fermarla, perché adesso c'è una deroga in molti comuni sulla TASI, ma è solo l'ennesima tassa che arriva. Ma oltre a tutte le tasse che ci hanno messo sulla casa, c'è un altro problema grande: il problema delle cosiddette rendite catastali. Perché noi oggi abbiamo delle case al Pantheon a Roma che hanno le stesse rendite catastali di un trilocale a Centocelle. Abbiamo fatto questo esempio, giusto per intenderci. Questa è una proposta di buon senso che obbliga il governo, ora nel futuro, nel prossimo decreto legislativo, perciò c'è scritto 50%, perché è una legge delega, nel decreto legislativo, che è un atto di governo, a dover rifarmare tutte le rendite catastali, anche a Pomigliano. Se andate a vedere, tra Piazza Primavera e la Masseria Chiavettieri, probabilmente, siccome quelle sono di fattura più recente nella periferia, hanno delle rendite catastali più alte di quelle del centro. Perché? Perché ci sono, purtroppo, non sono state aggiornate le rendite in alcuni comuni, e poi una vera e propria riforma a livello nazionale per aggiornarle, un input a livello nazionale, non è stato fatto. Per andare avanti, questa è un'altra cosa ottenuta dal Movimento 5 Stelle. Allora, abbiamo delle aziende, ne ho parlato spesso, però ne parlo sempre. Abbiamo tante aziende in questo paese che hanno dei crediti verso lo Stato.
Ci sono aziende che hanno lavorato col comune, con la regione, con la sanità, dovevano avere dei soldi dallo Stato e non li hanno mai avuti. Lo Stato contestualmente gli chiede le tasse. Non mi pare assolutamente un concetto sano, anche perché molti imprenditori si sono suicidati questi anni perché, non avendo crediti dalle banche e chiedendo lo Stato le tasse a loro, morivano in questa morsa che è Equitalia che gli cominciava a togliere i macchinari, loro non riuscivano a lavorare, le banche non gli prestavano soldi e loro dovevano avere soldi dallo Stato. Questa norma, che è la norma di Mattia Fantinati in Commissione Attività Produttive, dice che per tutto il 2014, verrà prorogata anche nel 2015, chi deve avere soldi dallo Stato non paga le tasse fino a compensazione. Ciò significa che ci sono imprenditori che possono compensare quello che devono avere dallo Stato non pagando le tasse. Questa mi pare che sia l'ultima slide, ed è quella degli affitti d'oro. Gli affitti d'oro in questi giorni, la slide non credo sia neanche aggiornata, abbiamo ottenuto un grande successo, vi spiego velocemente. Io sono arrivato alla Camera dei Deputati, come vi ho detto, come qualsiasi persona normale, siamo andati a leggerci i bilanci. Abbiamo una Camera dei Deputati che ci costa 1.100.000.000 di euro all'anno, questo è il costo della Camera dei Deputati. Noi ci siamo andati a chiedere, con tutto il rispetto per l'istituzione, com'è possibile che costasse così tanto. Abbiamo scoperto che c'erano degli edifici nei quali ci sono gli uffici dei parlamentari che valgono 5-6 milioni di euro di per sé e costano alla Camera dei Deputati di affitto, perché ce l'abbiamo in contratti di affitto, 32 milioni di euro all'anno. L'obiettivo qual era? Gli abbiamo detto: guardate, se proprio siete affezionati li possiamo comprare, però disdiciamo questi contratti di affitto perché non servono a nulla, noi ce li compriamo con 32 milioni di euro all'anno. Ci dissero che non si poteva fare perché erano dei contratti senza clausola di recesso. Che cosa significa? Sono dei contratti che Violante nel 99 aveva firmato un certo imprenditore Scarpellini e gli aveva detto: tu per 20 anni tieni questo contratto bloccato e non ci sono problemi. Perché? Perché Violante che ne sapeva che faceva il presidente della Camera a vita, no? Doveva garantire a Scarpellini quell'affitto. I contratti senza clausola di recesso hanno un problema, è il fatto che non puoi recedere al contratto fino a naturale scadenza. Noi dicevamo una sola cosa, appena arrivati alla Boldrini e a tutti gli altri dell'ufficio di presidenza, che è un po' il consiglio di amministrazione della Camera: noi siamo il legislatore, quello che fa le leggi. Se noi ci diciamo che una cosa non è possibile, mi dovete dire chi la può fare in questo paese. Riccardo Fraccaro, io e gli altri scrivemmo quell'emendamento, l'emendamento Fraccaro, che dice che d'ora in poi tutte le amministrazioni pubbliche, vista la crisi, che hanno in essere contratti di affitto particolarmente onerosi, particolarmente costosi, possono recedervi con un preavviso di 6 mesi. Una settimana fa la Camera dei Deputati ha disdetto il contratto di 32 milioni di euro con questo Scarpellini, il quale ha smesso di mangiare a pace dai cittadini italiani. E tra l'altro, in quello che abbiamo visto, noi siamo andati a parlare anche con i dipendenti di questo palazzo, abbiamo detto: ma voi come state in tutta questa storia? Perché questo prende 32 milioni di euro, a voi come vi tratta? E i dipendenti stavano in contratto di solidarietà in tutta questa storia. Quindi neanche il problema, cioè noi a un certo punto siamo andati dai dipendenti e abbiamo detto: quindi voi siete d'accordo con questa norma? Una parte dei dipendenti, poi ci sono sempre i sindacati che molto spesso fanno più la parte del proprietario che la parte dei dipendenti, però ci dissero: voi basta che glieli togliete a lui. E noi dicemmo: va benissimo, tanto poi dopo comunque una parte di questi uffici li ritroviamo negli edifici di nostra proprietà, un'altra parte, ma con 1000 euro al mese, con 1000 euro al mese due deputati a Roma si affittano un ufficio. Ma glieli puoi pure riconoscere, ma non fanno 32 milioni di euro all'anno, fanno poche 100.000 euro all'anno per gli uffici che rimanevano fuori da quello che dovevano avere. E comunque, ci permettevo di dire, con gli stipendi che guadagnate, non che guadagniamo perché noi ce lo tagliamo, però potete affittare pure voi un ufficio, visto tutti i soldi che prendete. E così, esattamente una settimana fa c'è stato il comunicato stampa dell'ufficio di presidenza in cui all'unanimità abbiamo disdetto questo contratto. Ora ditemi voi se abbiamo dovuto aspettare circa 18, 10, quanto sono, quindi dal 99,
tutti questi anni per riuscire a fare una norma di buon senso, una norma di buon senso che la non eliminazione ci è costata 400 milioni di euro, 400 milioni di euro perché prima erano anche più alti. Come? Questa è una cosa molto semplice, ci lamentiamo tanto del fatto che non c'è educazione alimentare, poi mettiamo nelle scuole distributori di cibo spazzatura che i ragazzi vanno a comprare patatine, Coca-Cola e questa roba qui. Dall'anno prossimo, grazie a noi, è fuori legge qualsiasi distributore di merendine e cibo spazzatura all'interno delle scuole, perché teniamo alla salute dei ragazzi. Poi è chiaro che a casa si compie gran parte del lavoro, ma da questo punto di vista crediamo che sia un dato importante. Lotta alle lobby alla Camera con l'istruzione di un registro degli accessi. Io voglio farvi sapere tutti i lobbisti che entrano a Montecitorio. Ve lo ricordate Italo Bocchino? Italo Bocchino era un parlamentare della precedente legislatura. Oggi lavora per la Romeo. La conoscete la Romeo che cos'è, no? E accede a Montecitorio come ex parlamentare. È un lobbista che lavora per un'azienda e accede a Montecitorio, accesso ovunque, parla con i presidenti di commissione, parla con i parlamentari, parla con i funzionari. In tutti i paesi, se andate alla Casa Bianca anche, trovate un'applicazione che vi dice chi entra e chi esce da Montecitorio, chi incontra e soprattutto perché lo incontra. Questo ci permette di evitare che nell'ultima legge di stabilità, per esempio a dicembre, sono entrate un mucchio di proposte che non si capiva da dove venivano, ma portavano soldi a questa fondazione, a quell'azienda. Perché le energie rinnovabili non decollano in Italia? Perché le lobby del petrolio e del carbone sono fortissime, ma quelle lobby devono avere il coraggio di dirci chi politici stanno incontrando e chi li protegge nel percorso legislativo, perché ogni volta che arriviamo al dunque ci ritroviamo con emendamenti che bocciano quelle proposte. Infine, la legge per l'abolizione di Equitalia, noi lo avevamo nei 20 punti, il 20 luglio, work in progress, arriva alla Camera dei Deputati, la legge che l'abolisce. Noi non siamo contro la riscossione fiscale, non siamo contro il fatto, non siamo per l'evasione, per carità, però non ci devono essere aziende che lucrano sulla riscossione fiscale, non ci può essere un ente privato, che è a partecipazione pubblica ma privato, che con gli aggi e con gli interessi guadagna sulla riscossione delle tasse, perché già in questo momento c'è una situazione paradossale nella quale ci sono un mucchio di imprenditori che hanno alle calcagne Equitalia per causa non loro, per leggi dello Stato assurde e pagamenti ritardati, e poi ci ritroviamo anche con aziende che lucrano. Per noi la riscossione fiscale deve stare in mano allo Stato, e lo Stato deve fare una grande differenza tra il disperato e l'evasore seriale e il grande evasore, perché in questo momento ci ritroviamo sempre con le solite. Io sul lavoro parlamentare ho finito. In questo momento le nostre amministrazioni a 5 Stelle, i nostri sindaci stanno facendo un grande lavoro, vi volevo portare solo qualche dato. A Mira, per esempio, c'era un comune disastrato, non avevamo soldi per fare nulla, volevamo creare nuove occasioni di lavoro. Abbiamo un sindaco di 27 anni, è un comune di 40.000 abitanti, quindi grosso quanto Pomigliano. Cosa si è inventato? Ha detto: io devo creare più lavoro per i miei coetanei sul territorio. Devo fare in modo da portare dei fondi sul mio territorio per il turismo, per lo sviluppo. Allora è andato a Venezia, a 10 km dal suo comune, ha chiesto all'Università di Venezia di mandargli il suo master, il master in Unione Europea, a fare lezioni in un edificio pubblico del comune, che non gli serviva al nostro sindaco. Ha detto: io vi pago tutte le spese, ma voi mi fate i progetti per partecipare ai bandi europei a costo zero. Abbiamo messo insieme in un anno 500.000 euro di fondi europei che servono per implementare il circuito del turismo, e sta dando lavoro a giovani ex disoccupati, laureati in scienze del turismo, che oggi lavorano al comune di Mira grazie a quei fondi. I soldi si trovano, basta avere un po' di astuzia e un po' soprattutto di normalità. Se tu non ci vuoi lucrare, un modo per intercettare i fondi lo trovi sempre. Il punto è che in queste regioni, ma in tutta Italia, si è scelto molto spesso di non dare i soldi a chi li meritava, perché non riuscivano ad andare agli amici degli amici, e così si sono bloccati miliardi di euro di fondi europei che adesso sono ancora impantanati alla regione. Dal punto di vista degli altri comuni, a Ragusa per esempio, grazie al nostro sindaco non si pagherà la TASI, perché è riuscito a ricavare un mucchio di soldi e la TASI non si pagherà. Lo stesso male
per Assemini, che non è indicato, è un comune della Sardegna, e a Parma stiamo facendo un'altra cosa, l'albo dei disoccupati. Sembra una cosa detta così. Che cosa significa? Che tu recuperi soldi, fai un albo, i cittadini del tuo comune si vengono ad iscrivere e con quei soldi gli fai fare lavori pubblici come le aiuole, messe a posto delle strade. Non servono grandi SPA per farlo, bastano gente che ha bisogno di lavorare. A cosa serve un sindaco se non ad aiutare i propri concittadini, a dare lavoro ai propri concittadini? Io vedo sempre più invece sindaci che danno lavoro a gente di fuori della loro città, grandi cooperative, grandi SPA, che non fanno nient'altro che alimentare il circuito economico di un altro comune o di un'altra regione. Questa è l'ultima davvero, indegni di nota l'abbiamo chiamata, le proposte bocciate dalla maggioranza. Io molto spesso ricevo l'accusa di essere far parte di un movimento che non guarda ai pensionati, che non guarda quelle persone che hanno problemi con con la pensione minima, che è un problema generale oggi, non ci arriva nessuno con la pensione minima a fine mese dignitoso. Noi avevamo proposto due cose importanti che sono state bocciate, perciò le abbiamo chiamate indegne di nota. L'abolizione della riforma Fornero, che poi più che riguardare i pensionati riguarda i giovani, perché se tu allunghi l'età pensionabile alla fine non permetti ai giovani di entrare nel mondo del lavoro. L'abolizione della riforma Fornero l'abbiamo proposta 7 volte, cioè è stata bocciata 7 volte dagli stessi ovviamente che l'hanno approvata, che però voi non conoscete, perché tutti quelli che dicono che la Fornero ha fatto una riforma pessima non si chiedono chi l'ha votata quella riforma, perché la Fornero era un ministro della Repubblica, fu votata dagli stessi che oggi si oppongono, il PD e l'attuale Forza Italia, potete andare a vedere i verbali della Camera dei Deputati, e sono gli stessi che oggi dicono che la Fornero va combattuta. Quando noi gli diamo l'opportunità di farla saltare, saltano sempre dagli scranni e dicono che noi siamo dei qualunquisti, però poi il giorno dopo li vedi nei TG o nei talk show a dire che va abolita. Questa è l'arte dei pazzi del Parlamento, che purtroppo è filtrata poco e perciò me ne porto a conoscenza. L'altra è la mozione sulle pensioni d'oro. C'è gente che prende pensioni di 90.000 euro al mese in questo paese e c'è chi le prende di 400 e di 500. Noi abbiamo semplicemente detto: mettiamo un tetto a tutte le pensioni, con una percentuale togliamo da tutte le pensioni, così non è incostituzionale. Quindi a chi prende 500 euro, per intenderci, gli toglie 50 centesimi, a chi prende 90.000 euro gli toglie un bel po' di quella fetta, le redistribuisci verso le minime, e noi abbiamo calcolato che si poteva dare 500 euro in più all'anno ad ogni pensionato solo eliminando le minime di 10.000 euro per stare nella sentenza della Corte Costituzionale. Quindi immaginate quanto si può redistribuire eliminando le minime e portandole ad un massimo di 5.000 euro tutti quanti. La pensione non è uno stipendio da manager, ti deve servire dopo il lavoro a poter continuare a vivere e a goderti un meritato riposo. Qui c'è gente che ne somma 3 o 4 insieme. Dove stiamo andando? Questo è quello che è successo nei giorni precedenti. Io su questo solo voglio dedicare qualche parola, poi quelli che vogliono intervenire, credo siano stati presi, non lo so, anche degli interventi e così via. Allora, tutti i risultati che abbiamo ottenuto nel precedente anno li abbiamo ottenuti in un modo, sempre ricattandoli. Noi ci siamo inventati un meccanismo che si chiama costruzionismo, che significa tenerli in aula 4-5 notti di fila, e finché non ci approvano l'emendamento stanno lì. Alla Camera questo si può fare. Al terzo giorno arriva sempre il delegato della maggioranza che ci dice: diteci quello che volete, basta che ci fate andare a casa, anche perché voi siete giovani, noi non siamo così giovani, quindi non è che resistiamo qui tutte queste notti. È successo decine di volte. Noi lo chiamiamo costruzionismo perché ogni volta che lo portiamo avanti otteniamo i risultati che vi ho spiegato. Però è un lavoraccio, lo continueremo a fare soprattutto per bloccare le porcherie. Scusatemi il termine, ma qui ci sono. Qui vi stanno facendo vedere un paese che si riprende.
ma dai miei dati abbiamo purtroppo, e dobbiamo lavorarci insieme per provarle a ridurre, abbiamo una disoccupazione giovanile che è passata dal 42 al 46%, abbiamo un debito pubblico che sta aumentando in maniera spropositata, andate a vedere di quanto è aumentato, 20 miliardi solo negli ultimi 2 mesi e mezzo, stiamo parlando di un'impennata dei peggiori, delle peggiori degli ultimi anni, e poi abbiamo la TASI, abbiamo il volo dell'auto aumentato, ricordatevelo quando lo andrete a pagare, chi dovete ringraziare questo governo, non quello precedente che me l'ha aumentato. Potremmo passare tutto il tempo a parlare di questo, però io stasera me lo sono dato come obiettivo, io non voglio provare né rancore né odio verso queste persone, noi in Parlamento con tutti i mezzi leciti, ortodossi o meno, faremo in modo che queste cose vengano bloccate, che vengano bocciate, le dobbiamo combattere, però intanto abbiamo una legge elettorale, io ve l'ho detto, una legge elettorale che avete fatto voi. Abbiamo un'occasione, quella di portarla a questi signori e dirgli: voi avete progettato l'Italia, una legge elettorale senza preferenze, con evidenti vizi di incostituzionalità, che rischia di essere peggiore del Porcellum. Noi ve ne portiamo un'altra, non ve la portiamo a scatola chiusa, perché altrimenti facevamo una conferenza stampa e dicevamo: prendetevela e approvatecela, no, va bene, arrivederci. No, abbiamo cercato e stiamo cercando di dialogare con queste persone, lo so. È un nostro dovere, una nostra responsabilità, che ci piaccia o no, soprattutto sulla legge che rinnova la classe politica, o la migliora o la peggiora. Una legge elettorale è il punto d'inizio per sapere chi ci governerà nei prossimi anni. Per farlo abbiamo bisogno di confrontarci con la forza politica che in questo momento ha la maggioranza, ne discuteremo in streaming, quindi voi potete seguire la cosiddetta trattativa sempre in maniera trasparente, cosa che stamattina non abbiamo visto tra Renzi e Berlusconi, che quando si incontrano non c'è mai lo streaming. Spero almeno che abbiano parlato di preferenze, perché per noi uno dei punti importanti sono le preferenze, ve l'ho già detto. Le preferenze significano dare più libertà di scelta ai cittadini italiani, e quello che stiamo facendo con questi tavoli è cercare di andare nella direzione di una legge migliore, condivisa, e che possa in 100 giorni darvi una legge elettorale. A cosa serve una legge elettorale? Ve l'ho detto, non vi dirò mai che è la cosa più importante, però, perché io lo so che in questo momento la crisi finanziaria e la situazione delle famiglie italiane è disastrosa, e so benissimo che c'è bisogno anche di altro, soprattutto di altro. Però questa occasione ce l'abbiamo in questo momento, in un momento in cui non si capisce quali sono i rapporti di forza tra i due contraenti sull'attuale legge elettorale, in cui ci possiamo mettere in mezzo e provare con un confronto ad ottenere un risultato. Se non ci riusciremo, ci avremo provato, ma non ci vengano più a dire. Se ci riusciremo, avremo portato un risultato importantissimo, perché è migliore del precedente, non perfetto, ma migliore del precedente, ma non ci vengano più a dire che siamo il popolo del no, perché questa cosa, come tante altre dei miei colleghi parlamentari in questi anni, dimostrano che siamo un movimento pronto a confrontarci sui temi, anche ai tavoli di confronto che non siano esclusivamente le commissioni e il Parlamento. E su questo ovviamente non vi dico altro se non rimandarvi all'appuntamento di lunedì in streaming alle 15, in cui ci sarà il secondo tavolo con il Partito Democratico, in cui cercheremo di capire se c'è un punto di incontro sulle osservazioni che hanno mosso loro e le osservazioni che abbiamo mosso noi. Se avete modo, andatevi a vedere che cos'è il Democratellum, la nostra legge elettorale, quella prodotta dai cittadini online, che è la legge dal quale partiamo per migliorarla oppure peggiorarla, però in ogni caso per cercare di portarla all'interno dell'ordinamento giuridico. Io mi fermo qua, potrei andare avanti per ore, spero di avervi dato una visione del Movimento 5 Stelle, non dico diversa, perché molte dei volti che vedo qui sono persone che lo conoscono bene, però ci sono dei dati, ci sono dei temi che possiamo provare a comunicare sempre meglio ai cittadini. Questa è una cosa che l'informazione non filtrerà mai, io non me la prendo con la singola testata, è un meccanismo infernale di corsa. Io conosco i giornalisti che ci sono a Montecitorio, corrono, scrivono le agenzie in 3 minuti e poi ne devono scrivere un'altra. Non c'è un meccanismo di qualità nell'informazione italiana, quindi queste cose non si riescono a far filtrare. Saranno sicuramente di qualità le trasmissioni che portano avanti, ma per il loro tipo di trasmissione, per un tipo di trasmissione che i temi non si riescono a comunicare. Io ci sono andato in TV e veramente per far capire solo la norma sulle delocalizzazioni la dovevo dire tutta ad un fiato, di fretta, perché poi si passava ad un'altra domanda. Allora
questi momenti, oltre ad essere un momento di rispetto nei confronti dei miei lettori e dei nostri lettori, perché io vengo qui ogni 3 mesi, ogni 4 mesi a dirvi cosa sto facendo e a prendermi anche i fischi se ce n'è bisogno, se sto sbagliando, oltre ad essere una forma di rispetto nei vostri confronti, è anche un modo per divulgare un tema. Io metterò queste slide online, le potete scaricare, le potete far vedere ad altre persone, sono risultati concreti che vengono da voi. Io non mi sognerò mai di prendervi il merito, o le persone che hanno fatto approvare quegli emendamenti non si sogneranno mai di prendersi il merito di quello che hanno ottenuto, perché ognuno di questi temi è frutto di un incontro al bar, in una scuola o in una commissione con un cittadino, un docente universitario, un imprenditore, un disoccupato, una casalinga che ci ha spiegato qual era il suo problema e noi con la legge abbiamo provato a risolverlo. Chi in questi anni non ha voluto fare determinate cose, io mi convinco sempre, non ha fatto determinate cose, mi convinco sempre di più che non le ha volute fare, perché i risultati sono a portata di mano e vi ho dimostrato oggi che i soldi anche ci sono. Grazie. Specifico. Già qualcuno di voi prima mi si era avvicinato e mi aveva detto che aveva qualche domanda da fare. Vi chiedo semplicemente di fare domande, per favore non interventi. Facciamo così, venite qua, facciamo 4-5 domande tutte quante insieme e poi Luigi risponde. C'era Dario che sicuramente voleva fare una domanda, Dario Verdiani che da qui non vedo, non so se è andato via. C'è Dario che arriva. Allora, la mia domanda è molto diretta. Siccome sono rappresentante dei commercianti di Pomigliano, ultimamente avete sentito del posto questa introduzione del modo che ci ha regolato il governo Monti con il governo di Renzi. La mia domanda è diretta, visto che l'onorevole qui presente ha dichiarato che è a favore dei commercianti, vorrei chiedere in che modo lui pensa di abbattere questi costi che la banca impone a noi commercianti sulla gestione del POS e sulle transazioni che vengono effettuate da noi commercianti, che a noi risultano solamente una tassa. In che modo lui pensa di poter abbattere questi costi e di imporre alle banche di farsi carico di questi costi? Grazie. Allora, giusto per spiegarlo velocemente, poi passiamo all'altra domanda. La questione del POS, c'è una legge che è entrata in vigore lunedì che dice che da lunedì tutti i commercianti, i professionisti si devono adeguare e devono avere in ufficio o nell'esercizio commerciale il cosiddetto POS, che è il dispositivo con cui si paga con carta di credito e con bancomat. Ora, la norma di per sé, io per esempio prendo i taxi a Roma, di per sé la norma non è sbagliata. Il punto è: quanto costa ad un commerciante o a un professionista l'adeguamento a questa norma e chi si sta favorendo? Di certo non si sta favorendo il commerciante, perché il POS, proprio dall'Associazione dei Commercianti di Pomigliano, che io ho portato in commissione le carte alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati, proprio lì c'è scritto in quei documenti che un POS costa circa 600 euro all'anno più fino all'1% di commissione sulla spesa. Che cosa significa? Che le banche non solo ci guadagnano un contratto di 600 euro all'anno di POS, ma hanno anche l'1% sulla spesa che fa una persona presso quell'esercizio. Allora, noi siamo in un momento di crisi finanziaria, è inutile che ce la raccontiamo. L'Istat ha riportato da 0,8 a 0,1, a più 0,1 la crescita di quest'anno. Sappiamo benissimo come stanno i commercianti, senza ammortizzatori sociali, con tutto il rispetto per chi ce li ha, degli operai, un commerciante o un imprenditore o un professionista, se si ammala o se ha un problema deve solo chiudere la serranda o chiudere l'ufficio, perché non ha nessun tipo di tutela dal punto di vista del welfare. Beh,
A questo si aggiunge un'ulteriore spesa. Noi abbiamo fatto una risoluzione in Commissione Finanze che adesso, siccome il caso mediatico è scoppiato, perché dopo che mi sono schierato io su questo tema, comunque ci sono state tanti altri che hanno cominciato ad inseguire, in Commissione Finanze c'è una risoluzione che dice alle banche fate pagare i costi di questa spesa dal punto di vista del POS. Per quanto riguarda le carte di credito, a me ricorda tantissimo i costi di ricarica dei cellulari. Per anni ci dissero che erano essenziali, poi grazie ad una petizione lanciata da un cittadino di Ischia che si chiama D'Ambra, Andrea D'Ambra, fu lanciata questa petizione a livello nazionale e furono tolti i costi di ricarica. Se noi vogliamo favorire la spesa con le carte di credito e con i bancomat, e questo è comunque un tema da approfondire, non ci devono essere costi sulle commissioni, perché lui quello che ci guadagna magari con un piccolo esercizio di alimentari ce li rimette in commissione. A volte io quando prendo il taxi a Roma e facciamo 5 euro di corsa e gli dico le posso pagare con carta, dice ma lei lo sa che io su 5 euro 2 euro un altro poco glieli devo dare alla banca di commissione e alla fine il resto lo devo dare alla cooperativa, tra benzina non ci guadagno niente. E infatti io cerco sempre di evitare, perché finché sarà così non è uno strumento utilizzabile, è un ulteriore fardello a carico dei commercianti e dei professionisti, che in questo momento sono la parte che se la passa peggio, sono anche quelli che non hanno avuto gli 80 euro, sono anche quelli che hanno sempre più tasse. Quindi da questo punto di vista c'è una collaborazione con l'associazione dei commercianti, è tutto partito da qua, perché Ciro Esposito ha contattato alcuni attivisti che mi hanno dato quei documenti. La risoluzione sarà calendarizzata perché serve un regolamento di governo, volendo si può fare in pochissimo questa cosa e la seguiremo insieme. Tra l'altro colgo l'occasione per darvi un po' di solidarietà, perché so che siete sempre attaccati e tacciati di politicizzazione da parte dell'amministrazione comunale, sono gli unici che veramente in questa città come corpo, come rappresentanza dei commercianti portano sempre proposte, non vengono mai a portare solo problemi, portano sempre alternative. Per questo collaboriamo, ma perché io sono un eletto in Parlamento e loro si riferiscono ad una persona eletta in Parlamento, nient'altro. Io ti ringrazio e ringrazio il Movimento 5 Stelle per tutto quello che avete fatto, con grande fatica e con grande sforzo, soprattutto da parte tua, impegnato in prima persona in tutte le tue attività. Io sono un insegnante e quindi ho la pelle accapponata dalle ultime porcate, perché sono porcate, che si vogliono fare sulla scuola. La scuola è soggetto di riforme a distruggere. Da ogni legislazione, ogni governo che si insedia attacca la scuola, ma non migliorandola, peggiorandola, non ne possiamo più. E questo fatto che vogliono portare 36 ore le docenze è veramente una porcata che non lede, attenzione, non lede i docenti, va a ledere i ragazzi, i bambini, gli studenti, perché è inammissibile. Noi lavoriamo con cervelli, noi lavoriamo con esseri umani, è impensabile. Oltretutto siamo la categoria che fa più ore di docenza settimanali rispetto agli altri paesi europei, quindi penalizzare la scuola perché non si penalizza il docente, attenzione, ci sono le strategie, lo sappiamo tutti. Quindi questa cosa non può passare, assolutamente, vi chiediamo proprio aiuto, ma non per i docenti, per la pubblica istruzione. Grazie Luigi. Ma proprio te le grazie, proprio perché vedo qui i ragazzi di Torre del Greco, c'è Marco. Noi a Torre del Greco abbiamo Luigi Gallo, che è il capogruppo alla Commissione Istruzione alla Camera dei Deputati. È una di quelle persone che vedete poco in televisione, ma che lavora dalla mattina alla sera in commissione. Ogni volta che lo incontro si è inventato qualcosa per riuscire o a tutelare i diritti di una parte della scuola oppure ad ottenere dei risultati. Io vi ho parlato di 3 risultati per la scuola che sono suoi e come capogruppo e della commissione tutta. Tutto quello di cui adesso si parla, per fortuna, se ne sta solo parlando, però ovviamente alcuni temi si buttano sul piatto per cominciare a farci abituare quando poi verranno approvati.
noi su questo saremo in contatto con voi. Attualmente è alla Camera dei Deputati il decreto istruzione turismo, che è molto importante, in cui stiamo ottenendo dei risultati importanti che poi vi presenteremo, risultati su nuovi emendamenti. Per il resto noi lavoriamo così, lavoriamo in rete con le persone alla scuola, ci sono tantissime, vedo rappresentanti dei sindacati della pubblica amministrazione, cioè ci sono persone con cui lavoriamo dalla mattina alla sera per cercare di migliorare le cose con piccoli interventi, e anche sulla scuola, fermo restando che è una giungla, perché ovunque metti mano, come vi ho detto, ci sono 10 classi di concorso, 10.000 categorie, ovunque metti mano è una giungla, però quantomeno cerchiamo di non peggiorare ulteriormente la situazione. Allora, il 21 dicembre 2005, Calderò fece il Porcellum, la quale la Consulta l'ha bocciata. La Suprema Corte ha stabilito l'incostituzionalità. La Cassazione boccia il premio di maggioranza e tutto continua. Come mai? Perché voi non portate fuori tutte queste cose qua? Le leggi sono nulle, i presidenti passati e forse futuri saranno nulli, questa legge elettorale che voi volete fare è nulla, perché è fatta anche da loro, pure dalla loro legge, è fatta da un governo che è incostituzionale. Perché continua tutto? Allora, la questione secondo me va vista dalla realtà dei fatti. Noi siamo tra quelli che hanno detto che dopo la sentenza della Corte Costituzionale, è vero che la Corte Costituzionale ha detto che prevale il principio di continuità degli organi di Stato, però è anche vero che non vuol dire che deve continuare la legislatura fino al 2018. Era meglio provare a chiudere e a riandare alle elezioni. Ci abbiamo provato, signori, voi lo sapete bene che campagna elettorale abbiamo fatto per le elezioni europee. Noi ci abbiamo provato, abbiamo chiesto agli italiani di dare un grande risultato alle europee e provare a buttare giù questo governo, perché la crisi di maggioranza si è aperta anche con il 40% che hanno preso, perché ci sono senatori dissidenti e così via. Immaginate se noi li avessimo superati alle europee. Non è successo, possiamo dircelo e raccontarcelo quanto vogliamo, interroghiamoci sui motivi, su come sono stati distorti i nostri messaggi, su come c'è stata fatta una guerra contro Hitler, c'è stato detto di tutto in questa campagna elettorale, perché avevano paura. In parte sono riusciti a terrorizzare le persone, perché io incontro un mucchio di persone che dicono: io vi volevo votare ma non ne ho avuto il coraggio, perché non sapevo che cosa potesse succedere il giorno dopo le elezioni europee. Magari gli stessi che poi ti dicono: dovete fare la rivoluzione, questa è un'altra storia. Non ci siamo riusciti, adesso ci troviamo con un'altra prospettiva. Abbiamo 4 anni davanti di legislatura, e immaginate l'Italia 4 anni fa, immaginate voi dove eravate 4 anni fa, il Movimento 5 Stelle neanche esisteva 4 anni fa, ci stavamo riunendo in un teatro, stavamo vedendo di riunirci in un teatro a Milano per fondarlo. Tra 4 anni è un'era geologica. E noi non possiamo stare qui 4 anni a pensare che questi cadano, perché più noi li incalziamo, più loro si rafforzano. Allora cosa proviamo a fare? Nell'ambito dell'essere opposizione, perché qui noi siamo opposizione, siamo l'unica opposizione degli ultimi 20 anni in questo paese, portiamo avanti un confronto su alcuni temi per migliorare almeno quello che stanno combinando. Perché per esempio sulla questione della legge elettorale, come diceva lui, attualmente l'Italicum è peggio del Porcellum dal mio punto di vista, ma dal punto di vista invece di quello che possiamo migliorare, secondo me ci sono grandi margini. Qual era la cosa migliore? La cosa migliore era sciogliere le Camere e andare a votare quando c'è stata la sentenza della Consulta. E infatti la Cassazione ha anche fatto capire nella sua sentenza, dicendo: non c'è la possibilità, non è che siccome prevale la sopravvivenza degli organi di Stato, la continuità degli organi di Stato, andate avanti fino al 2018. Ma questi non vogliono ascoltare, per tante ragioni, perché c'è una maggioranza che sa bene che se va alle elezioni comunque, anche se vincesse, non sarebbero gli stessi parlamentari ad entrare in Parlamento, sarebbero cambiate le correnti dominanti, ci sono 10.000 motivi. Allora, da questo punto di vista, noi eravamo per fare una nuova legge elettorale e andare a votare. Non è stato possibile. 4 anni davanti, ci batteremo sempre per i temi che vengono da voi e contestualmente proviamo a portare qualcosa di buono lì dove ci sono delle malefatte evidenti, come la legge elettorale che compromette il rinnovo della classe politica dei prossimi 20 anni. Non so se capiamo qual è la delicatezza di questo tema, anche se dal punto di vista dell'immediatezza servirebbero provvedimenti economici, lo so,
però noi possiamo incidere su questi adesso e proveremo ad incidere il meglio possibile per evitare che tra 5 anni ci ritroviamo di nuovo alla Corte che ci boccia un'altra legge elettorale e ricominciamo da capo. Questo stiamo cercando di fare, con tutta l'umiltà del caso e con tutta la condivisione. Siccome ci sono altre 6 domande, Luigi, magari le prendiamo tutte e 6 velocemente, così poi tu rispondi in maniera sintetica. Allora, Flavia, Alfredo, Angelo, Tina, Marinella e Giuseppe. Grazie. La mia domanda praticamente sì. C'è una richiesta più grande, se potete fare qualcosa per gli italiani residenti all'estero che comunque lavorano all'estero per più di un anno e vogliono votare, perché praticamente cosa succede? Noi che lavoriamo per più di un anno all'estero, per votare dobbiamo iscriverci all'AIREM. Iscrivendoci all'anagrafe italiana residente all'estero perdiamo la residenza italiana e quindi l'assistenza sanitaria. Siamo migliaia, per esempio in Australia dove lavoro, e molti di noi avrebbero votato nella mia città 5 Stelle, non abbiamo votato per non perdere l'assistenza sanitaria, perché nel frattempo non siamo tutelati anche dallo stato in cui ci troviamo, non essendo cittadini australiani. Buonasera. Mi chiamo Alfredo Di Domenico, sono un infermiere dell'ospedale Cattarelli. Luigi, ti volevo chiedere se fosse possibile di utilizzare la ripresa televisiva, lo streaming, durante le trattative sindacati pubbliche amministrazioni, perché sembra che non sempre siano così pulite. Se si vuole rendere obbligatorio. Luigi conosce il problema, abbiamo parlato della legge Vicillo, quindi abbiamo individuato il problema e come punirlo. Vorrei che la sanità seguisse anche lo stesso iter. Faccio un esempio sul vissuto, non sapevo che esistesse questo universo. Un ammalato corre il rischio di non potersi curare in questa regione. Vogliamo fare in modo che, nel mio caso, con mio fratello medico, ho percorso dei canali, chiamiamoli preferenziali, sono andato fino a Milano con una ricetta e non ho avuto la stessa possibilità nella nostra regione. Allora, se abbiamo la possibilità di dire alla nostra regione dobbiamo avere una sanità non preferenziale e deve essere alla portata di tutti, si può fare in un modo, perché lavoro anche in una struttura sanitaria. Gli accreditamenti alle strutture sanitarie private non devono essere concessi su un mare di carte, ma devono essere concessi sui tempi di attesa. Mi garantisci un'ecografia in un mese? Allora ti accredito, al di là delle sciocchezze formali che alimentano le lobby di potere attraverso gli enti di accreditamento, che altro non sono che degli amici che ti danno la convenzione. Allora, se si può fare questa cosa preferendo l'esame in tempi rapidi, allora possiamo ragionare, altrimenti non te lo do l'accreditamento, vai fuori. Buonasera a tutti, una cosa credo che sia fondamentale oggi per tante famiglie, stando sui territori veramente te ne torni a casa con il cuore straziato. Allora, cosa possiamo fare per aiutarvi per portare avanti il reddito di cittadinanza? Perché questo veramente credo che sia proprio alla base. Il problema è che abbiamo tanti problemi, però fondamentalmente diamo un sostegno a queste, insomma, come fare per aiutarvi? Buonasera, allora io pure lavoro a Cardarelli, sono medico e sono precario e come me l'80% dei medici a pronto soccorso siamo tutti precari, alcuni anche da 10 anni. Allora, so che la gestione della sanità in Campania è per gran parte regionale, noi non abbiamo ancora rappresentanti in regione. Però voglio sapere se per noi c'è una speranza di stabilizzazione, di sblocco del turnover in qualche modo, soprattutto c'è speranza per i precari. Grazie. Buonasera, mi chiamo Giuseppe, vengo dal diminutivo di Torre Greco. Ti volevo fare una domanda. Il movimento parla poco di lavoro, paga poco di lavoro, è uno. E il secondo, non sento più parlare da quando è inserito, di differenziare, cioè metterla come legge, e perché io vengo da una regione dove c'è era, è un monopolio, e gradirei che queste utility si fermino in Emilia Romagna, cioè non invadono tutta l'Italia.
perché nel momento in cui invade tutta l'Italia l'utility non abbiamo più margini per effettuare la differenziata, per avere gli incentivi cittadini a diminuire le tariffe, e gradirei che il movimento in questo qui farebbe un po' più di lavoro. Volevo fare una domanda un po' più politica, nel senso che le domande tecniche e i problemi chiaramente sono quello che si fa sul territorio, però io dico politicamente che quando presentiamo una problematica come opposizione ha un peso, se la presentiamo come forza di governo ha un altro tipo di forza. Prima anche gli esempi che abbiamo fatto, abbiamo detto queste come opposizione abbiamo fatto passare, tante altre molto più importanti, prima si parlava del reddito di cittadinanza, abbiamo tante proposte nostre molto più importanti, quelle che magari sono passate, anche la legge Micillo diciamo ha trovato degli ostacoli e ancora sta al Senato, deve essere ancora. Quindi dico, come forza di governo sarebbe chiaramente molto tutto più facile. Non sarebbe anche il caso di parlare di diciamo vincere politicamente un'elezione, qualcosa del genere, per poter cambiare veramente questo paese? No, è perché noi siamo movimentisti e sappiamo che non siamo un partito, quindi non abbiamo sedi, sappiamo chi siamo noi. Chi non ci conosce ci chiama partito, ci dice la sede dove ce l'avete, il segretario, allora io li guardo e dico ma non avete capito di cosa parliamo? No, non hanno capito, noi sì, abbiamo capito, però questa cosa qui chiaramente, quindi volevo chiedere, non è il momento di poter parlare anche di cose del genere, cioè non diventando parte, non scandalizzandoci se diciamo c'è da candidarsi, c'è da prendere le voti, c'è da prendere un consiglio comunale, un sindaco in un comune, per poter cambiare quel comune o quella regione o quella nazione? Allora, prima di rispondere alle domande volevo ringraziare prima di tutto gli attivisti che hanno organizzato questo evento stasera, e volevo che gli facessero un applauso. E poi diciamo dirci un'altra cosa importante, alle ultime elezioni europee qui in questa regione noi dal punto di vista delle percentuali ci siamo veramente affermati, nel senso che siamo una forza politica che esiste in questa regione, esiste e si batte tra le prime tre. Questo che cosa significa? Io qui sentivo parlare di sanità, sentivo parlare di blocco del turnover, ne abbiamo parlato spesso, sono stato anche in vari ospedali di Napoli, abbiamo incontrato lì dove è la nostra medico precanaria, non lo vedo più, eccola qui, lì ci siamo conosciuti, no? Abbiamo fatto più incontri, e il discorso sono le prossime regionali, tra un anno ci sono le regionali qui. Io voglio parlare, ragazzi, di vincere, non utilizzerò più quel termine che ci ha portato male alle ultime elezioni, se siamo scaramantici, però dipende da quanto noi siamo disponibili a crescere su questo territorio, cioè io non sono qua Mago Merlino che ho portato delle soluzioni, come vedete i risultati di cui ho parlato solo 2 di 20 sono miei, il resto sono di tanti altri parlamentari, e quando noi parliamo nelle piazze parliamo del risultato dei nostri colleghi, ne siamo orgogliosi perché lavoriamo come squadra. E a livello regionale, per le prossime elezioni regionali, noi dovremo lavorare come squadra, dovremo mettere insieme il medico, dovremo mettere insieme la persona che viene dal mondo del lavoro giovanile, disoccupati, la casalinga, li mettiamo tutti insieme, faremo delle liste col metodo che ha portato me in Parlamento. Se non ci fosse stato il metodo che utilizziamo per selezionare le liste, io lì non ci starei, Roberto Figo non ci starebbe, probabilmente 250.000 euro a Comunione Liberazione, voi non avreste permesso che si togliessero. Quel metodo lì delle parlamentari ci ha portato lì dentro, e noi in quel metodo ci crediamo, selezioneremo le nostre liste, selezioneremo il nostro candidato alla presidenza della regione, i temi li portiamo avanti, ma sono sempre gli stessi. Io prima l'ho sentito parlare, la sanità, ma se vogliamo parlare di trasporti, vedevo degli amici della circumvesuviana prima, che, eccolo lì, grande, con cui collaboriamo, io, Tribunale di Nola, cioè qui ci sono tutti, il problema è metterci la faccia,
È come quella persona, era un tassista quello che mi ha detto, i tassisti sono sempre quelli più incazzati, no? Quando ci parli ogni giorno in taxi che mi riconoscono, dicono no, noi dobbiamo fare questo, poi quando gli parli ti dicono sì, io vi volevo votare ma ho avuto paura, non sapevo che cosa potesse succedere. Ci vuole molto coraggio in questo paese, dobbiamo far uscire un po' di più. Alle prossime elezioni regionali dobbiamo mettere un po' di coraggio in più. Perché noi non serve a niente essere arrabbiati, a noi serve essere propositivi, lavorare con determinazione e metterci energie, non solo il voto. Allora, pure per la sanità, io qui potrei dire mille cose, ma io prima ho sentito una proposta eccezionale, le convenzioni fatte sui tempi, bellissima, bisogna fare una legge, le trattative tra pubblica amministrazione e sindacati, beh, basta una legge dire che le trattative devono essere in streaming, poi possiamo valutare se è giusto o sbagliato, perché le trattative di per sé sono fatte in modo proprio che debbano garantire la concertazione prima ancora che la trasparenza, ma un modo si può trovare in mezzo per riuscire a raggiungere entrambi gli obiettivi. Noi stiamo facendo un confronto sulla legge elettorale in streaming senza nulla nascondere, perché? Perché non ci dobbiamo vendere niente di collaterale. Quando hanno messo in mezzo altri temi, io ho sempre detto, signori, noi siamo a questo tavolo per parlare di legge elettorale, con altri vi spartite per esempio le frequenze radiotelevisive in cambio di una legge elettorale o in cambio di un senato, con altri, e infatti con quelli non lo fate in streaming. Allora, giusto per concludere, possiamo parlare di quello che vogliamo, possiamo parlare di sedi, possiamo parlare di prendere voti, ma alla fine che cosa fa la differenza? Il gruppo. Se noi saremo in grado di fare gruppo per le prossime elezioni in questa regione, abbiamo l'opportunità, anche in questo comune, perché l'anno prossimo ci sono le comunali e ci saremo, e ci mancherebbe altro. Bene, se noi saremo in grado di fare gruppo e mettere insieme tutte queste risorse che abbiamo, otterremo un risultato. Tra l'altro le elezioni regionali, come sapete, non c'è nel ballottaggio, il primo che vince prende tutto alle elezioni regionali, lo sappiamo bene, poi è una legge che si può discutere su quanto sia costituzionale, però quindi noi ci battiamo tra le prime tre forze politiche di questa regione, dobbiamo fare in modo che il nostro candidato governatore sia conosciuto in tempi decenti, perché noi candidiamo degli sconosciuti, quindi dobbiamo anticipare questo momento il più possibile, in modo tale che il nostro candidato presidente di regione, che è solo il terminale di un network, sia conosciuto. Ma io in questa regione, guardate che per questa regione io ho grandissime speranze, perché chi la amministra, io prima parlavo con una giornalista del Corriere del Mezzogiorno, mi diceva, ma perché voi vi volete candidare alle prossime elezioni regionali e sperate di poter dare un risultato e un contributo? Semplice, perché siamo gli unici che non hanno avuto ancora un'opportunità. Diamoci un'opportunità a questa regione, tanto comunque abbiamo avuto quelli di blu e i rossi, li abbiamo visti tutti e due all'opera, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. E anche il reddito di cittadinanza, che cosa potete fare? Quello che abbiamo fatto per tante altre cose, noi la legge per farla abbiamo ascoltato non so quanti attori del mondo del sociale, del mondo del lavoro. Il reddito di cittadinanza per noi non deve essere un sussidio. Prima, sempre in quell'intervista, mi chiedevano, ma voi se andrete alla regione proporrete il reddito di cittadinanza? Io ho detto, solo se lo Stato fa la sua parte, perché se deve essere un sussidio come quello che fece Bassolino 5-6 anni fa, 10 anni fa, con il quale poi spartì l'erogazione di quel sussidio a chi diceva lui, con un sito internet, un meccanismo poco trasparente, noi preferiamo non darlo, perché ci teniamo alla dignità dei nostri concittadini. Il reddito di cittadinanza è sul modello europeo, che significa 3 anni. Se in 3 anni tu non ti formi e non accetti le proposte di lavoro che ti arrivano, anche le più umili, te lo togliamo. Però ti garantiamo a te giovane, fino a 50enne, 60enne licenziato, il giovane che a 18 anni esce di casa, di avere un percorso di 3 anni per poterti rimettere in carreggiata. Questo ovviamente significa anche riformare i centri per l'impiego. È inutile che ce la raccontiamo, i centri per l'impiego oggi sono un disastro, mi dispiace per il personale, ma non c'è niente proprio da salvare nei centri per l'impiego, se non la possibilità di riformarli. È assurdo che un centro dell'impiego di Palermo non stia in contatto col centro dell'impiego della Valle d'Aosta, di Aosta. Se noi dobbiamo creare lavoro, significa che se non abbiamo lavoro al sud, il centro per l'impiego deve offrire offerte di lavoro del nord. E sembra una cosa così strana? No, però non c'è ancora. Nell'ultimo decreto Poletti è stato inserito, però non c'è il network di rete che mette in contatto col sistema informatico Palermo o Napoli con Milano o Bolzano. Quindi che cosa possiamo fare? Continuare a fare quello che facciamo. Adesso proveremo a calendarizzarla, perché eravamo noi in ritardo sulla proposta di legge, adesso è pronta, finalmente. Ci abbiamo messo un anno, ma è un gioiello, e si presta soprattutto ad evitare
le frodi, perché poi per ogni cosa buona c'è sempre qualcuno che ne approfitta, e abbiamo creato un sistema di sanzioni e di controlli molto importante, molto robusto. Per i residenti all'estero ti invito a seguire il lavoro di Alessandro Ribattista nella Commissione Esteri, che sta in contatto con tutta, diciamo, categoria, con tutta questa parte di cittadini che hanno, anche i militari non hanno potuto votare nelle ultime elezioni. C'erano 5.000 militari all'estero che non hanno potuto votare perché dovevano ritornare qui, oppure dovevano fare tutto il processo che hai detto, però è un problema per il loro status di militari all'estero. Quindi su questo ci stanno lavorando, e trovi anche una proposta di legge, però stiamo lavorando anche dal punto di vista degli emendamenti per fare prima. E niente, signori, penso di avervi risposto a tutto. Tutto il resto, come sapete, io non sono qui a dare tutte le soluzioni, a dare tutte le risposte, ci dobbiamo dare una mano per questa città, ma anche per questa regione e per questo paese. Noi abbiamo chiara l'idea di quello che vogliamo essere e dove stiamo andando. Tutto quello che facciamo lo facciamo per migliorare la condizione dei cittadini italiani, dalle preferenze della legge elettorale fino all'abolizione della TASI. Dove governiamo noi, nei comuni dove governiamo noi, la TASI, come avete visto, a Ragusa e a Semini non si paga. La differenziata di cui si parlava prima la stiamo portando a livelli altissimi nelle nostre regioni. Perché? Perché abbiamo avuto un po' la fortuna e un po' la capacità di gestire il processo. Come dicevo prima, se un sindaco deve essere una persona che affida i servizi essenziali del comune a delle grandi multi-utility o a delle grandi cooperative che fanno business su un servizio pubblico, io quel sindaco non lo ritengo utile. Se abbiamo un sindaco che dice io voglio trovare un modo per permettere ai miei cittadini non solo di ricavarne un servizio migliore, ma anche di lavorarci quel servizio, di avere un posto di lavoro dal problema che abbiamo, la vera sfida del nostro territorio è vedere i problemi che abbiamo e risolverli con delle soluzioni che danno posti di lavoro. Lo abbiamo fatto nei comuni dove stiamo governando e lo stiamo facendo in tanti altri posti dove siamo opposizione. A volte basta un computer, a volte basta un sito internet, altre volte serve un albo, ma ci stiamo riuscendo. Io vi ringrazio per la pazienza che avete avuto. Il progetto di stasera e l'obiettivo di stasera, era portare avanti i risultati, e d'ora in poi questa esposizione la possiamo riproporre dovunque, in tutti i comuni dove volete. In passato abbiamo, secondo me, peccato un po' troppo del parlare in generale, non scendere sugli obiettivi, non scendere sui risultati. Spiegare questi risultati, posso capire che è più noioso, porta meno applausi, porta meno consenso dal punto di vista del pathos, però serve a spiegare che avete una forza politica in cui avete investito un voto un anno fa, sta portando avanti gli obiettivi che si era dato dall'opposizione, e soprattutto torna qui a dirvi quello che sta facendo. Grazie a tutti e buona giornata.